E amici di Master Toy, oggi è una bellissima giornata per finire l'anno in bellezza insieme e pertanto andiamo incontro a una nuova recensione. Ebbene, spero che ti sei divertito con quella di Natale, è stato un modo simpatico per farci gli auguri e se siete più grassi e più sorridenti, magari è anche grazie al mio piccolo contributo. Detto questo, cari amici, sono un po' emozionato perché sta arrivando un nuovo capitolo. Ebbene, in questa nuova fase dell'anno cercheremo di ampliare un po' quello che è il nostro mondo, che va oltre ai giocoking, che sono un po' la passione primaria, e cerchiamo di toccare anche questa sfera, visto che ci sono dei set veramente unici, sono bellissimi, si rimane senza parole, siccome l'emozione è tanta. Almeno pari ai Gundam, devo dire che in Lego si sa è un mondo soddisfacente, stanno per arrivare quindi queste belle 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 novità. Quindi preparatevi a un bello scenario, una costruzione di Lego fatta in vostra compagnia e se la cosa continuerà ad emozionare, a piacere, chiaramente la porteremo poi avanti. Vi ricordo poi tutte le iniziative che abbiamo preso, se volete mostrare le vostre collezioni, mi mandate video, mi trovate su Messenger, seguite i vari link in descrizione, insomma, e c'è sempre un modo per arrivare a me. E la recensione di fine anno, ebbene, è un Gundam Triparty, una sorta di Gundam con il dragone, e ringraziamo il mio amico Signorini per avermelo, donato. Per fare una bellissima recensione, quindi lo ringrazio, questo mecenate buono, come ringrazio anche il mio amico Alessandro, il caro amico Ale, che ci aveva appunto fornito a suo tempo il Gundam Perfect Grade. Quindi, come vi ho sempre detto, siamo pieni di partnership, di persone che ci vogliono bene, credono nei nostri progetti e continueremo in questa florida strada dove cerchiamo di portare delle cose interessanti per stare poi in compagnia. Quindi, grazie. Piano piano stiamo salendo, la scalata non è semplice, ma stiamo arrivando a quei piccoli traguardi che ci siamo prefissati. Detto questo, un abbraccio, un buon fine anno, un saluto dal vostro recensore Davide Overpower e ciao amici di Goking e seguitemi, mi raccomando. Tutte le pagine e i vari link. Un abbraccio anche agli amici di Anime Japan Shop. Eccolo il Blue Dragon. Partiamo da una box elettrizzante, piena di energia, con delle grafiche e degli artwork unici, eccezionali, pieni di dettagli e di colori. È un prodotto consigliato ai maggiori di 18 anni. Per questo che è la terza produzione Motor Nuclear, vi ricordo che gli altri due sono anche trasformabili, questo invece ha la particolarità di un dragone che gli ruota tutto attorno. Follia totale, ragazzi, è un manicomio costruirlo tutto, ma vi divertirete l'ennesima potenza, garantito. È bellissimo. Peccato per le grafiche nella parte posteriore, in quanto non sono così piene di dettagli, magari come produzioni con cui siamo stati abituati anche grazie a Bandai. Detto questo, sembrerebbe che questo cartone animato
nella terra di Hong Kong possa esistere, visto che gli artwork sono così colorati, quindi stile anime. Se dovessimo basarci sul libretto illustrativo, beh, visto così sembra che non c'è un grande da fare, e invece ragazzi c'è da lavorare, e purtroppo non è che il libretto sia così esplicativo, però ce lo facciamo bastare. Ancora più in profondità, all'interno della box ben 4 blister importanti con un contenuto infinito. Andiamo da fari, basetta stand mobile, quindi con dei pezzi che potete aggiungere come volete per poi metterci sopra il drago nella maniera che preferite, grazie a tutti gli stand trasparenti che vi permettono di giocare con le altezze come meglio credete. Una alabarda gigante, uno spadone gigante che può diventare anche piccolo, i foderi. Addirittura avete questa combinazione di armi a tentacoli, sono ben 2, possono essere agganciati allo zainetto, uno allo zainetto e uno in coda. Veramente le combinazioni le potete scegliere come meglio preferite, perché questo robot può adottare 1000 configurazioni. Ebbene, andiamo su questo gioiellino, ragazzi, vi dico già, le articolazioni sono tutte a frizione, sono durissime, ha un interno completamente in die cast, si può estrarre la testa perché c'è un comparto luci, ma noi non lo vedremo perché non le abbiamo trovate, quindi sappiate che si illumina tutta la parte interna, gli occhi, insomma, ne ha di lucine, sono anche di un bel effetto, l'ho visto in altri video, vi consiglio di andarli a vedere. Gli alettoni si spostano entrambi su e in giù, quando gli mettete la testa però non si alzano queste alette laterali, ma strano. C'è un ottimo comparto tecnico perché i range d'azioni sono tutti ottimi. Occhio perché è talmente tosto, talmente duro da andarlo a muovere, che magari queste varie punte, visto che è pieno, ricorda proprio un dragone del ghiaccio, viste le colorazioni celesti, con questi contrasti in oro, con questi colori azzurri, insomma, i colori sono un qualcosa di eccezionale. Ma ci sono tante parti appuntite che sono delicate e magari ci andate a sbattere facendo qualche movimento sbagliato e rischiate di rovinarlo. Quindi massima attenzione, alert alla massima potenza, perché insomma ragazzi bisogna giocarci sì, ma piano, in una maniera studiata, dopo aver capito bene il prodotto. Infatti io prima di metterci le mani sono stato 2 ore a guardarlo e cercare di capire come avrei dovuto comportarmi. Come vedete il comparto della spalla tecnicamente è eccezionale, con tantissimo range d'azione in avanti, può addirittura essere tutta estratta, e poi la spalla, il coprispalla, ha tutta una meccanica per andare verso l'interno e verso l'esterno. Sappiate che le braccia si possono addirittura distaccare, che molti pezzi sono distaccabili e quindi non si vanno a rompere, come nel gonnello addirittura.
ma anche le braccia stesse si possono distaccare. Infatti, vi arriverà smontato nelle varie parti, quindi le parti delle braccia e le parti della testa, mentre le gambe e il busto è attaccato. Si chiude chiaramente a 90 gradi, c'è tutta la rotazione del braccio e dell'avambraccio, quindi insomma ragazzi ce n'è da fare dei posing qua se volete. Vi servono delle ore perché vi ripeto è complesso, è difficile ed è molto molto duro, solido, non fa scricchiolii, cosa molto fastidiosa, ma questo non ne fa neanche uno veramente. La parte acustica è perfetta e devo dire che in questo modello la gamba di destra è più dura di quella di sinistra, ma sono entrambe forti, molto molto forti e solidi da muovere. Probabilmente i piedini sono un po' troppo piccolini, ma hanno un fantastico range d'azione. Meravigliosi pannelli che si muovono sulle gambe, ma ormai è uno spettacolo al quale siamo abituati con i vari anche metal build dei Gundam. Vi ricordo che questa è una casa a tre parti che prende ispirazione da quello che sono i metal build. Una figata assurda nei polpacci, si alza tutto e vedete la parte tecnica come è costruita all'interno con questi reattori tutti colorati con dei contrasti rossi, eccezionale, i dorati sui piedi ad artiglio che possono darvi un maggiore range di aderenza alla superficie e il copri appunto cavigliera. È fatto in una maniera che se lo andate a alzare si può aumentare il range d'azione dei piedini. Chiaramente, grazie alle basette stand, poi lo vedremo anche in configurazione di volo, tutto rialzato perché potete veramente giocare. Avete un perno sotto, un perno dietro al gonnello e un perno addirittura sullo zainetto. Quindi, quando andrete ad usare la basetta stand, potete scegliere in quale altezza andare a mettere appunto il nostro motor nuclea Blue Dragon. Che bomba ragazzi. Eh sì, il mondo non è più soltanto Gundam e pigiamati. C'è qualcosa che va oltre e questo vi permette di alzare la testa. Ve lo ricordate, no? Il buon vecchio Takeda, quanto era figo. Beh, questi prodotti magari non esistono, non hanno controparte animata, ma è da noi, sono così anonimi, ma si può dire che una volta che lo si guarda e lo si ha tra le mani, non è un prodotto assolutamente anonimo. Ha tanti spunti interessanti, è bello da vedere, ha un'altezza che è imponente, un peso importante e chiaramente un prodotto del genere non può che farci aprire la bocca. Ebbene, vedete le spalle che gioco che hanno, vedete i coprispalle che possono estrarsi verso l'esterno e rientrare all'interno, questo per dare tanta armonia appunto al nostro prodotto. Che devo dire, ancora una volta, se lo andate a guardare nelle colorazioni, un'altra cosa che veramente colpisce sono queste sorta di smeraldi su un questi colori celesti, blu e carta da zucchero. Vedete che belle queste gemme, questi smeraldi, come gli stanno bene, ce l'ha sia sugli avambracci sia sullo zainetto, insomma, rendono tutto molto prezioso. Ecco, questo lo zainetto io vi devo dire che mi ricorda tanto Exeranza, un gioco della Sega Saturn, anzi no, del Sega Mega Drive. E è un immischio con quello che è anche, forse per le colorazioni, il Gentlin del Zoe Offenders. Quindi me lo ricorda tanto. Secondo me c'è qualcosa dentro questo qui. E se devo dire che poi hanno preso ancora ulteriore ispirazione, sono andati a toccare, secondo me, il Gundam, quello Raptor. Non so se ve lo ricordate. Io mi ricordo che si chiamava così, Gundam Raptor o Gundam T-Rex. Quelli molto magri che sono usciti anche su Netflix, tra l'altro l'avevo anche visto, non male. Potremmo dire che è un robot che ha preso spunto da tante cose, è il risultato di questo Frankenstein e lui un dragone di ghiaccio.
con una colorazione che è eccezionale. Insomma, con il comparto accessori non ci possiamo lamentare di gimmick anche, e non delude di certo l'altezza. Parliamo di 30 e passa centimetri per una larghezza di ben altri 15 centimetri, e tutto questo va a beneficiare chiaramente sul peso, perché ragazzi abbiamo un prodotto bello, solido, resistente, ma oltretutto pesante, 736 grammi. Ragazzi, se questo è poco, non lo so, parliamone. E arriviamo al massimo dell'espressione di questo robot, il dragone. Oh mio Dio, peccato per gli spazi che occupa, perché ve ne serve un'infinità. La basetta è davvero particolare, ha tantissimi pezzi mobili, gli stand trasparenti per dare le varie altezze al dragone, quindi ci potete giocare, decidere come meglio metterlo. Vi dico che però i vari ball joint sono complessi, duri e troppo rigidi, rischiate di spezzarli perché sono in plastica e non sono in die cast, quindi fateci attenzione. Poi calibrate bene il peso, quindi quando andate a scegliere le varie altezze, costruitelo partendo dal basso, piano piano, un po' alla volta, magari un tre pezzi alla volta come ho fatto io, altrimenti rischiate di andare troppo a sollecitare, a stressare questi stand trasparenti, che sono solidi, di buona fattura, ma è sempre plastica, una plastica delicata che può rischiare di spaccarsi. Ricordatevi che io qua li vedete tutti belli montati, ma questi erano tutti smontati, e dovete anche utilizzare il cacciavite, che tra l'altro vi danno incluso, quindi insomma non vi dovete sbattere a cercarlo, il che non è certo male. Come vedete c'è una botta di armi, cioè non si finisce mai di gimmick, di armi, insomma potete fare quello che volete. Una delle configurazioni che ho in assoluto apprezzato tanto è quando andate a mettere il dragone o sulla spalla oppure proprio al posto del braccio con la sua lancia, perché la lancia, devo dire, è la mia arma preferita. Per carità, lo spadone è bello, ma non so, io con le lance ci vedo sempre qualcosa di più. Adoro questi baffi in contrasto arancione. Quello che mi ha colpito di più di questo robot è in assoluto le colorazioni, qui le vernici che sono ottimi, pochi i difetti, tanti i pregi. Magari potevano ingegnarsi meglio sui piedini, perché sono troppo troppo tosti da muovere e ogni volta dovete dare una configurazione ci uscite pazzi. Anche il montaggio del dragone richiede almeno un paio d'ore e si rischia di rovinarlo se non si fanno le cose fatte bene. Vi ripeto, è un prodotto che va adoperato con cura ed è consigliato agli esperti.
Vi ripeto, se dovessi dare un voto, merita assolutamente un 8,5, perché è qualcosa di diverso che entra dentro uno scenario già ricco con tantissimi prodotti e lui si è preso una bella fetta di mercato e è ricercato anche in Italia. Insomma, ragazzi, ci si rivede nel futuro con il 2022. Io ringrazio lo staff di Coki, gli amici di Anima Japan Shop e in più vi dico, se vi state chiedendo qual è il mio prodotto preferito nel 2021, beh, ragazzi, la risposta è molto semplice, il Gotham della POS Plus. Il perché non ve lo sto neanche a ridire, anzi, vi invito di riprendervi i video dove parlavo del Gotham e secondo me è lui che si prende la fetta del mercato 2020. Detto questo, vi ringrazio, vi abbraccio, ciao da Davide Overpower e dallo staff Goking.